Ti servono crediti, non sapevi acquistarli, Tony Dubo può aiutarti. Itfrenzy.com, codice Tony, 5% di sconto, link in descrizione. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Mamma mia, Tony Dubo, lo fai video, mi sono emozionato. No, non ti emozionare troppo. Oggi ragazzi andiamo ad aprire i premi di Division Rivals e di Foot Champions. Ma prima di aprire i premi di Division Rivals e Foot Champions, ragazzi, vi voglio presentare un altro sito internet. Un sito dove potete giocare i vostri crediti di FIFA. Il sito in questione, ragazzi, è UtCoinBet. UtCoinBet, ragazzi, è un sito rivoluzionario. È un sito, ragazzi, dove voi potete depositare i crediti che avete nel vostro account su questo sito. Quindi potete andare a depositare i vostri crediti una volta registrati. Vedete, potete andare a depositare i vostri crediti che avete sul gioco, li depositate sul sito. Quindi facendo con questa operazione, vedete come sto facendo io, procedi. Facendo, ragazzi, in questo modo, scegliete la quantità di crediti da depositare. Poi, una volta cliccato su procedi, loro vi diranno un giocatore che potete andare a acquistare nel gioco per depositare i vostri crediti su questo sito. Una volta depositati, potete andare a giocare i vostri crediti. Ovviamente soltanto per maggiorenni, ragazzi. Abbiamo poi anche l'opzione di acquistarli direttamente dal sito per caricarli sull'account. Vedete, fino a 2 milioni. Una volta depositate queste monete, cosa potete fare con queste monete? Potete andare a scommettere, quindi a bettare con le monete di FIFA, quindi le partite di calcio. Oggi che registro non c'è un gran palinsesto, ci sono partite arabe qua, che caspito, però capito, potete andare per esempio a giocarvi, facciamo una schedina senza conoscere le scatole, ecco, un pareggio, una vittoria, un pareggio, ecco qui, tre squadre, ci metto 1000 crediti su. Ok, ho messo, ragazzi, questa scommessa, ho giocato questo uno del Boulogne contro il Rodez, che non so manco dove giocano queste squadre, ne pensa un po'. Comunque, ho messo questa scommessa, paga la quota di 2,01, quindi ho scommesso 1000 crediti, posso vincerne 2000 se questa squadra che ho giocato vince, ok? Poi ovviamente ci saranno le partite di Serie A, ci saranno le partite di Champions League, quindi partite più interessanti. E dove scommettere? Oggi che registro purtroppo non c'è granché. Poi ragazzi abbiamo la modalità, questa è una modalità di gioco simpatica, guardate qui, ve la faccio vedere. 5000 crediti ci metto, tre soluzioni corrette, vai, sì, facciamolo. Allora dovete indovinare se il giocatore sarà più alto o più basso. Ovviamente qua esce un 75, quindi il prossimo dico che sarà più alto e la indovino. 76, quindi mi gioco ancora che sarà più alto. 78, oddio, ancora più alto. No, ho perso. Allora, Fabio Cannavaro 92, il prossimo che esce è più basso, dai. 75, quindi per forza di cose deve essere più alto il prossimo. 77 è l'ultimo, dico che è più alto. 84, ho vinto, ragazzi, ho vinto. Quindi ho giocato 5000 crediti e ne ho vinti quanti? 10000. Grande, tanta roba. Poi abbiamo la Double Stock. Questa qua, ragazzi, vedete, posso giocare per esempio, ok, 1000 monete sul rosso. Quindi se esce rosso, raddoppio. Se esce nero, perdo. Se esce verde, perdo. Però se giocavo sul verde potevo vincere 14 volte, quindi 1000 crediti, vincevo 14.000 crediti. Se esce rosso, vinco. Rosso, 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 rosso. No, ho perso, vabbè. Ma quanti ne sono usciti, mannaggia. Poi abbiamo la Football Battle, questa qua, ragazzi, però questa qua bisogna giocarla in due, quindi non la salto questa qui. Comunque è un giochino che dovete giocare uno contro l'altro. E poi abbiamo i pacchetti, ragazzi. I pacchetti, vi ricordo che ci sarà pure su questo sito per il Black Friday dei pacchetti speciali che metteranno. Vi faccio vedere. Voi potete aprire un pacchetto, acquista con monete. Ok, sì, compro con 50.000 monete questo pack. Andiamola ad aprire. Oh, guardate che bella animazione. Che cosa è uscito? Ah, Hakim Feb. Minchia, tutti i giocatori di UEFA Champions League. E purtroppo mi ha detto male, 28.900 crediti rifatti. Poi torniamo indietro. Ecco qua. Te ne posso comprare pure 10. Ecco, ne compro 10. E quindi poi li vado ad aprire, ragazzi, così. Vediamo un po'. L'animazione è bellissima che si sono inventati sto pacchetto, raga. Mycon, vai, skippa. Ovviamente, ragazzi, i pacchetti ci sono di tutti i tipi. Ci sono i pacchetti Premier, i pacchetti Serie A, i pacchetti UCL non comuni. Ci sono i pack da 100k, questo qua. Guarda, ne prendiamo due da questi qua da 100k. Vi sfizio. Dai, apriamone due da 100k, ve li faccio vedere. Fammi uscire un'icona, icona! Neto, Neto If, buono, Neto If, Fazio. Ok, quindi abbiamo fatto 50k coins, è andata male. Dai, dai.
Samir Randanovic 89 Champions, grande Samir. Quindi ragazzi, potete aprire questi pacchetti, poi magari qualcuno lo conserva perché ce l'apriamo in live su Twitch, come sempre. E una volta ragazzi che poi voi avete il vostro bilancio, quindi che ne so, aprite un pack e siete sculati, fate una schedina e vincete, quant'altro, potete ritirare le vostre monete tramite il vostro account, vedete, preleva monete. Basterà andare su preleva monete, mettere la piattaforma, mettere la quantità richiesta e loro vi dicono che in 10 minuti, ragazzi, vi mandano tutti i crediti. Quindi poi ovviamente dovete andare voi a listare il giocatore, perché se non listate il giocatore loro come ve lo comprano? Quindi potete andare voi a listare il giocatore che vi diranno loro, perché una volta che andate su procedi, vedete, loro già hanno, vi consigliano i giocatori da utilizzare con quel price range e tutto quanto. Quindi è fatto molto bene anche il sistema di prelievo. Io vi invito a registrarvi con il link che trovate qui sotto e a utilizzarlo se vi va. Un'altra cosa importante ragazzi, ed è che tengo da dirvi, che su questo sito nel Black Friday ci saranno degli eventi speciali, degli sconti pazzeschi sui crediti che arriveranno a toccare anche il 30%. Dal mio link potete già ricevere questi sconti. In più su Twitter, a questo indirizzo che vi metto qui, ci sarà un giveaway di 500.000 di crediti che potete vincere seguendo questo profilo, che è il loro ufficiale. Ora però ragazzi, veniamo a noi, veniamo al perché avete aperto questo video e andiamo ad aprirci le Division Rivals. Division Rivals ragazzi, che a sto giro non so se aprire gli scambiabili o i non scambiabili. Da un lato aprirei i non scambiabili perché comunque ci saranno molte, molte uscite adesso per il Black Friday che vorrei sfruttare. Però non lo so, poi magari trovo il giocatore top e me ne pento. Quindi prendiamo l'opzione 2 per ora, tanto che c'ho pure i premi di weekend da prendere. Quindi mettiamo tutto quanto insieme. Division Rivals, livello 1, quindi tanta roba. Abbiamo questo pacchetto mega, un pacchetto giocatori rari e un pacchetto giocatori oro prime e 240 punti di qualificazione. Questo però perché la divisione in cui sto adesso è la 4, non mi ricordo neanche. Andiamo invece con i premi di Foot Champions ragazzi. La Foot Champions più deludente che ho mai fatto, 19-11, quindi per una win non ho fatto neanche oro 1 a sto giro, mannaggia la miseria. E ho un pacchetto oro rari, 2 mega pacchetti rari, 45.000 crediti, 2.000 punti ovviamente di qualificazione alla Weekend League che già ho riscattato, e 2 player pick che sono per il grado oro, quindi almeno le 2 player pick. Ragazzi, c'è un team of the week da paura, c'è il mondo, c'è il pianeta, dai, come on. Non deluderci. Bandic! Sì, il primo, così, andiamo! Difensore centrale che utilizzerò! Bandic! Quanto ci godo! Sì! Grande Vandì, già ho vinto quello che vuoi. Oh, William Mond. Poi abbiamo Ziyech, Camara, che è buggatino, però costa poco. E vabbè, quello che costa di più è sempre lui del Liverpool, William. Madonna, grazie a Dio. Oh, la Weekend League che mi va più sfigata, mo è quella che mi ha pagato di più, ragazzi. 700.000 crediti, quanto costa? Mezzo milione, 700.000 crediti più o meno sto giocatore. È una bomba! Io veramente non ci credevo che potesse uscire. No, raga, godo sculato, madonna, finalmente. I crediti intanto sono stati messi. Allora, adesso che sono usciti i premi, è calato a 380, 370, ok? Adesso che sono usciti i premi è calato a 370.000 crediti, ragazzi. Ieri stava praticamente a 500.000, per questo ho detto 500.000 di giocatori, perché ieri sera che l'ho visto appena uscito stava a 500.000. Adesso, perché ovviamente la gente che ha fatto fuori classe, ha avuto i pack 3 if e tutta sta roba, li hanno aperti e automaticamente ce ne sono stati di più sul mercato ed è calato di prezzo. Però comunque stiamo parlando di 375.000 crediti di difensore centrale, ma soprattutto di difensore centrale che serve per la mia squadra, che quindi andrà a sostituire ragazzi il mio Sanchez UEFA Champions League, almeno fino a che non, almeno che il Tottenham non arriva adesso, vediamo alla fine dei gironi di Champions, dove arriva e deve arrivare terzo, poi in Europa League diventa carta Europa League perché ha da passo Napoli girone. Quindi andrà a sostituire il mio Sanchez per adesso, ragazzi. Eccolo qui, ragazzi. Benvenuto in squadra, e finalmente ce la metto una carta rossa in squadra che mi serve. Benvenuto in squadra, Van Dijk, ma attenzione, perché
potremmo andarlo a trovare anche if con questi sei pacchi che abbiamo, che sono fantastici, ragazzi. Abbiamo un giocatore Oro Prime, un Oro Rari, un giocatore Rari, un pack Mega, un Mega Raro. Dai, come on, cominciamo col Mega Raro. Walkout. Non lo fa walkout, signor Tony. Fai qualche un sacco di 83-84. Allora, chi è? Balotelli? Sì, Saltelli esplode Balotelli. Perché lo vuoi fare esplodere, Tony? Non è vero, voglio bene a Super Mario. Voglio bene Super Mario Balotelli. Ok, Balotelli, ragazzi. Rabiot, Pedro Leon, Alvaro. Vabbè, prendiamoci tutti i contratti che servono sempre. Un gettone draft. Buono, 15.000 crediti. Quello lo mettiamo in lista e questi li scartiamo. Va bene. Come primo pack. Ci siamo un attimo rilassati come primo pack. Andiamo col secondo pack. Mega pacchetto raro. Fai il grigio sotto. No, dai, fallo un walkout però. Cosa sei? If, almeno gli... Nemmeno la magna! Madonna, dai. Fammi qualche if scarso che mi servono da mettere nel club almeno. Mi facevi qualche if scarsetto che mi servivano da mettere nel club. Che abbiamo? Suso, Kamaric, sempre i contratti, un macello di roba. E questi qua niente di buono, vabbè. Dai, andiamo col pack mega, che tanto a me il pack mega mi dice sfiga. Chi mi segue in live sa perché. Pack mega mi dice sempre sfiga, infatti niente walkout. E nemmeno la vogliamo fa, guarda. T'ho detto. Ora, mi raccomando. Siamo con l'oro rari, che è un pacchetto... Non esce niente. E infatti non è walkout. Grazie. Manco l'if. E dai, fai un if 81 però. Che gli if sta settimana servono. Cioè, proprio se non devi fare niente, almeno fai un if, no? Pienda, grazie. Dai. Giocatore Oro Prime e giocatori rari. Ma almeno questi. Ma almeno questi deve uscire qualcosa. Dai, cominciamo col giocatore rari. Anzi, con l'Oro Prime, dai. Dai, fallo sto walkout. Niente, non lo fai il walkout. If? No. Spagna, esterno destro. Samu Castiglieco. Bella. Ragazzi, ultimo pack. Dai. Come on, facciamo sto walkout. Nemmeno qua lo fa. Fammi un if. Niente, manco l'if. Germania, DC, Sule. Non male, Sule, non male. Bene ragazzi, se questo video ti è piaciuto mi raccomando lascia un pollicione in su, iscriviti al canale, attiva la campanella per non perderti mai le notifiche. Da YouTube è tutto, noi ci vediamo stasera su Twitch perché questo video l'ho pubblicato qui su YouTube, quindi non farò questa sera la live su YouTube, sto in questo momento, che forse se lo stai vedendo stesso in serata il video, sono in questo momento su Twitch, raggiungimi dal basso con l'hashtag banana, così a caso, così almeno so che vieni dal video. Da YouTube è tutto, noi ci ribecchiamo al prossimo video e bella ragazzi!